Bentrovati, nuovo appuntamento dedicato allo sport, dedicato al mondo sportivo per l'appunto, dalla nostra web TV www.venetoglobe.com. Mirko Villanova in studio, le principali notizie, come di consuetudine, apriamo con una carrellata di notizie che possono interessare le notizie per l'appunto internazionali e nazionali, ma poi scenderemo più nel dettaglio, regione e provincia di Treviso. Tragedia dei cieli a Giacarta, in Indonesia, dove il volo della Lion Air JT610, decollato da Giacarta per Pangai Pinang, è precipitato solo dopo 13 minuti di volo nel mare di Giava. L'unico italiano tra i periti è l'ex ciclista Andrea Manfredi, appassionato di tecnologia, produceva misuratori di potenza. Stava andando in Indonesia un paio di settimane di lavoro. Per una settimana di riposo, purtroppo non se l'è goduto. Sempre per il ciclismo, domani nasce il Giro d'Italia 2019 con Re Froome e Viviani. Appuntamento a Milano negli studi di Che Tempo Che Fa. Oggi pomeriggio invece a Ponte di Piave, ultimo saluto a Sara Anzanello, prematuramente scomparsa la scorsa settimana. La sua ultima richiesta per il funerale che si è tenuto appunto oggi pomeriggio è stata quella di presentarsi tutti in tuta, come fosse un normale allenamento. Lasciamo queste triste notizie e passiamo alla Serie A per quanto riguarda il calcio. Siamo alla decima giornata di campionato. Ieri sera si è conclusa la giornata con il match tra Lazio e Inter. Sonora vittoria dell'Inter per 3-0. La Juventus aveva vinto ad Empoli, Napoli aveva pareggiato al 90esimo contro una buona Roma, il Milan aveva vinto 3-2 salvando la panchina di Gattuso contro la Sampdoria. Andiamo in Serie B, dove qui si è giocata la nona giornata, con il Pescara che rimane sempre in testa nonostante la sconfitta, 18 punti per il Pescara, segue il Verona a 17, vincente in casa 2-1 contro il Perugia di Nesta. Il Pescara proprio ha perso in casa dal Cittadella di Venturato per 1-0. Le altre regionali, Palermo-Venezia 1-1, Padova-Spezia 0-0. Si gioca oggi turno infrasettimanale, decima giornata con Ascoli Verona, Cittadella Foggia, Cremonese Venezia e Perugia Padova. Andiamo in Serie C, dove il girone B alla nona giornata registra la prima sconfitta del Pordenone di Tesser, tra l'altro in casa contro la Fermana per 1-0 col suo rigore. Le altre interessate, Renate Triestina 3-1 per la Triestina e Vicenza, le nostre Vicenza batte Virtus Verona 3-2. Passiamo alla Serie D, nel girone C la settima giornata registra la sconfitta del Montebelluna di Checo Feltrin per 1-0 in quel di Arzignano, purtroppo ancora battuta a vuoto per la formazione di Feltrin che il prossimo turno dovrà incontrare in casa il San Giorgen e pensiamo possa essere un turno, dovrebbe essere un turno positivo. Il San Giorgen ha perduto domenica in casa dal San Donà di Piave per 6-0. In eccellenza invece nel girone B c'è l'ottava giornata, anche questa settimana c'è un turno infrasettimanale con la nona giornata, con l'anticipo tra l'altro di domani sera al Barison di Vittorio Veneto tra i locali, il Vittorio Veneto appunto, e l'Eclisse Careni Pievigina. Rimaniamo in questo girone e in questo campionato, vedete in questa mia intervista a Stefano Andretta, vedete il tecnico che è il nuovo allenatore del Porto Mansué. È un Porto Mansué che deve al più presto risollevare, rialzare la testa, riprendersi psicologicamente soprattutto dopo le tante battute a vuoto subito che hanno costato e che sono costate naturalmente anche le dimissioni o meglio l'esonero di Stefano Lombardi dalla panchina del Porto Mansué. Vi do anche la terza fase della Coppa Italia e Trofeo Veneto perché i quarti di finale di eccellenza tra Treviso e Nervesa, poi Vittorio Veneto Mestre, sempre al 14 novembre alle 20:30, mentre per la promozione Campigo Ambrosiana, Trevaseleghe Robeganese e Salzano Opitergina.
in promozione, il girone D, un'ottava giornata che ha fatto registrare la salutare vittoria del Conegliano, c'è un po' un gioco di parole contro il Caorle, la salute per 2-1, la Iulia Sagittaria pareggia col Porto Gruaro per 1-1, il Vazzola impone il pareggio al Prodeco Montello per 1-1 che raggiunge il pareggio solo su calcio di rigore trasformato da Zanardo, l'Opitergina passa a Fontanelle 2-1, la formazione di De Pieri che ho sentito personalmente sabato sera proprio al Palaverde di Carità di Villorba, parlando di calcio, parlando di Opitergina, dice è una squadra che può fare molto di più, intanto il suo dovere l'ha fatto andando a vincere a Fontanelle per 2-1 e non è stato semplice sicuramente. Lasciamo il calcio, passiamo al basket, e allora basket per quanto riguarda la marca vuol dire TVB, Treviso Basket, che fa un passo indietro purtroppo nella corsa alla promozione e perde a 100 contro la matricola del girone per 85-76. Prossimo incontro in casa contro Tezenis Verona, tra l'altro senza il capitano Antonutti che dovrà fermarsi perché c'è una frattura, pare, ad una costola, insomma qualche problemino piuttosto serio, qui lo vediamo ai microfoni della nostra Valentina Dalmas, e quindi il capitano si ferma, Antonutti si ferma. E allora noi invece ci fermiamo, ma ci fermiamo parlando di pallacanestro, in questo caso di Serie B, perché quando si parla di Serie B noi parliamo di Rucker Sande, seguiamo anche con le riprese ogni sabato sera interno al Palasaccon la formazione di Marco Mian, e ai nostri microfoni Marco Mian purtroppo dopo la sconfitta contro Faenza per 92-86, sentiamolo. Grande reazione dopo la sconfitta di Cesena, non poteva esserci migliore reazione, diciamo. Forse oggi non abbiamo raccolto quello che avremmo meritato. Ma allora, sicuramente la reazione rispetto a Cesena c'è stata, questo è sicuro, d'altronde lo immaginavo. Quello che ho detto ai ragazzi, perché io non parlo mai dopo le partite, che mi è un po' dispiaciuto onestamente, è che in un momento importante avevamo un po' le facce, non quelle belle, non quelle che ci credevano, cioè infatti dopo la fine sono stati più bravi loro a prendere due canestri, a prendere dei rimbalzi, si è decise su degli episodi sostanzialmente, gli episodi secondo me vanno anche a chi ci crede di più, allora bisogna avere delle facce sempre felici, gioiosi di giocare e crederci fino all'ultimo secondo. Ho capito, io pensavo di dire invece che oggi si poteva aver, cioè diciamo che era difficile dire qualcosa ai ragazzi, ma invece giustamente hai fatto osservare una cosa. Ma io ti ripeto, allora i ragazzi, allora questa è una buona squadra, noi le abbiamo incontrate le prime cinque, è che siamo in casa nostra, abbiamo giocato in una certa maniera, a parte l'inizio che siamo partiti forse ancora un po' spaventati, la prendi, la porti, la fai, la riprendi, vai so. Però c'era questa è questo che mi dispiace, c'era sta, non lo so, sta poca convinzione, perché questa è una partita secondo me che si poteva portare a casa alla fine. Tanti più bravi loro e pazienza. Ultima domanda, vabbè, diciamo che la prestazione comunque direi che è stata una buona prestazione con nel complesso, forse abbiamo pagato un po' l'inesperienza rispetto a loro? Vabbè, noi la pagheremo abbastanza spesso l'inesperienza, però sì, no, la prestazione è buona, la prestazione abbiamo combattuto, ci sono stati degli errori, ma ci sono anche delle cose fatte bene, quindi la partita è andata in una certa maniera, quindi la prestazione diciamo che alla fine è buona, dai. Non sei contentissimo evidentemente per la sconfitta, ma insomma... Come faccio a essere contento per una sconfitta? Cioè, quando perdo, soprattutto in casa deve essere il nostro fortino. Poi è chiaro che verranno alcune corazzate, questa secondo me non è una corazzata, però ripeto, negli episodi dobbiamo essere più lucidi e crederci di più, tutto qua. Mi piace Marco Mian perché ha spronato ulteriormente i suoi, insomma, dicendo addirittura che Faenza non è una corazzata. Vi ricordo che Faenza è una delle candidate, almeno sulla carta dicono sia una delle candidate alla promozione. Mian
cerca naturalmente di frustrare e di incitare ancora una volta i suoi giocatori, e fa bene. Lasciamo la Rucker Sanve di Serie B e passiamo alla Serie A1 dell'Imoco Volley Conegliano, quindi della pallavolo femminile, perché c'è stato questo 3-0 meraviglioso, scintillante, veramente champagne, qualcuno l'ha definito, contro Pomì Casalmaggiore di Marco Gaspari. Effettivamente in certe occasioni, primo set e terzo set, la palla veramente l'hanno vista poche volte quelle del Pomì, mentre nel secondo set hanno cercato di ritornare in gara cercando di impegnare la formazione coneglianese. È stata una prestazione molto molto bella, pilotata come sempre in cabina di regia da Aja Volos, che ha velocizzato ulteriormente il gioco andando a scegliere i terminali incredibili come Easy, come Fabris, come Shamadan, come Danesi. Insomma, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Aja Volos. Io cosa posso dire? Che bello è iniziato così, abbiamo aspettato questo momento due mesi, anche di più dopo altro stagione, quindi io sono contenta perché è normale che prima partita è sempre, può essere un po' di nervosismo, le cose non vanno come vogliamo, ma oggi secondo me con atteggiamento e con tutto abbiamo iniziato questa partita benissimo e abbiamo continuato praticamente tutta la partita, solo il secondo set era un po' punto su punto, ma secondo me eravamo sempre con controllo. Questo è solo inizio e lo so che possiamo anche giocare meglio, ma sono comunque contenta per il risultato perché veramente è bello iniziare la stagione così, con questo pubblico pieno, palla verde piena, quindi posso a posto. Forse non era così scontato, però giocate a memoria ormai, no? Si vedeva un po', anche se c'era qualcuno di nuova. Easy l'anno scorso praticamente non c'era, Valentina. Sì, questo era veramente anche bella festa per noi, no? Perché eravamo finalmente tutte insieme, anche con sono qualche nuove ragazze, ma vogliamo stare subito tipo squadra come abbiamo fatto l'anno scorso, che possiamo divertire, possiamo fare tutto in campo insieme, quindi secondo me da oggi si vedeva questo. Avete anche fatto qualcosa di spettacolare ogni tanto? Ogni tanto sì, questo era solo una palla, poi ce l'abbiamo ancora un altri segreti, ma non si può iniziare subito Un bel sorriso, quello stampato da Aja Volos sul suo volto, e naturalmente immagini fornite dalla società, dall'Imoco Volley Conegliano. Bene, allora parliamo di Benetton invece, qui le immagini sono le nostre, e allora andiamo a Monigo, dove purtroppo contro il Leicester c'è stata una sonora sconfitta 31-3. Andiamo a sentire il servizio che abbiamo realizzato, cominciando da Marco Riccioni. Che dire, abbiamo perso una brutta partita, cioè una partita che per noi era fondamentale, però stiamo già pensando alla prossima settimana, abbiamo un'altra partita importante per il nostro campionato e adesso mettiamo via questa che è andata e pensiamo subito alla prossima. Abbiamo sentito dallo spogliatoio l'incitamento, quindi cancellata questa battuta a vuoto, certo che loro hanno un altro passo ancora. Sì, abbiamo il casino, avete sentito, abbiamo assegnato il leone del mese, quindi poi vedrete chi è, non vi anticipo niente, però sì, dopo una partita così è il giusto resettare la mente e riniziare, quindi è quello che ci siamo detti e riniziamo la nuova settimana. È stata dura perché dopo 4 minuti subito in meta loro, poi avete dovuto faticare parecchio. Sì, dico, dopo la meta non eravamo tanto sconvolti o presi dallo spavento, perché abbiamo detto che abbiamo preso una meta, ci sta, adesso andiamo di là e proviamo. Sono stati tanto tempo nei loro 22, purtroppo non siamo stati abbastanza cinici davanti per fargli una meta, abbiamo avuto l'opportunità. E niente, la partita è andata così purtroppo. Si lavora sempre. Bocca al lupo. Crepi. Ciao.
31-3 è terminato questa partita che ha visto il Benetton soccombere all'Leicester, però attenzione, l'Leicester è grandissima squadra, ha vinto lo scorso anno la Pro 14, c'è una mezza nazionale irlandese all'interno del suo roster, quindi direi che insomma ci sta questa battuta a vuoto, chiamiamola così, definiamola così per quanto riguarda Benetton. Adesso sabato arriva l'Ulster, altra grande prestazione ci vorrà naturalmente per i ragazzi di Mr. Crowley. Per quanto concerne il nostro appuntamento sportivo è tutto, ci rivediamo domani sempre qui sulla web tv www.venetoglobe.com. Vi ricordo che da ieri sera abbiamo iniziato anche la nostra collaborazione con il canale 95 di Caffè TV 24. Ieri sera è andata in onda la telecronaca della gara tra Limoco Volley Conegliano e Pomicas al Maggiore, è una collaborazione che ci porterà naturalmente ad altre iniziative. Ne parleremo nelle prossime settimane. A tutti voi, buona serata.